Bentornati amici, ma soprattutto amiche del Biker Raft. È difficile immaginare un periodo migliore per ritrovarsi un Captain America afroamericano. Giorni dopo la dichiarazione di colpevolezza di Derek Chauvin per l'omicidio di George Floyd, la Marvel ha svelato il Sam Wilson di Anthony Mackie come il nuovo Captain America, con un discorso toccante sul perché un eroe di colore dovrebbe stare in piedi per difendere un paese che spesso maltratta le persone che sembrano proprio come lui. La conseguenza della rivelazione è stata sottolineata da un nuovo titolo alla fine del finale di stagione, Captain America and the Winter Soldier. Come chiunque ha visto durante la trasposizione cinematografica Marvel, il Captain America originale, il buon Steve Rogers, ha deciso di tornare negli anni 40 e vivere la sua vita come un uomo normale alla fine di Avengers Endgame. E l'ultimo atto di Rogers invecchiato in quel film è stato quello di consegnare il suo leggendario scudo a Sam, incoraggiando il suo ex compagno a continuare la sua eredità da eroe. Ma avere un afroamericano che si fa avanti per essere un simbolo dell'America in un momento in cui la brutalità della polizia e del razzismo sistematico sono questioni da prima pagina non poteva essere una cosa semplice. Tuttavia, vedere l'argomentazione fatta in questa serie, ovvero che nonostante tutti i seri che migliorano le prestazioni, i raduni di propaganda e le decisioni di un mondo sostanzialmente dominato dai bianchi, non si possa superare la determinazione di un uomo di colore a difendere la propria nazione, è davvero un messaggio molto forte. Soprattutto considerando che i film avevano, a loro modo, sempre ricordato che Falcon era solo il secondo violino di Captain America, in modi che il personaggio stesso, un orgoglioso uomo di colore, inspiegabilmente incoraggiava. «Faccio quello che fa lui, solo più lentamente», diceva Sam, annuendo verso l'eroe Steve Rogers, in una battuta memorabile del film del 2014 Captain America The Winter Soldier. Ma per fortuna, anche se The Falcon and The Winter Soldier si è concentrato su una trama complicata, che tratta di combattimenti per la libertà, con superuomini che diventano terroristi, il vero scopo è stato ovviamente quello di trasformare Falcon in Captain America, il che si è concluso, per quanto mi riguarda, in un grande successo. L'abbiamo visto diventare un eroe che può indossare lo scudo di vibranio rosso, bianco e blu di Cap, pienamente consapevole di tutti i problemi che d'ora in poi andrà affrontando. Dice Sam, ogni volta che prendo in mano questa cosa, so che ci sono milioni di persone là fuori che mi odieranno per questo. Eppure sono ancora qui, nessun super siero, niente capelli biondi, occhi azzurri. L'unico potere che ho è quello di credere che possiamo fare meglio. In un momento storico in cui la gente sta rischiando la propria sicurezza per protestare contro la brutalità della polizia, mettendo in gioco così tanto per la convinzione che l'America può essere resa migliore dal duro lavoro delle persone sincere, questo tipo di discorso sembra un grido di battaglia. Da quel poco che so dei fumetti, anche nel comics americano, gli sceneggiatori Marvel avevano capito molto tempo fa che Captain America ha avuto il massimo impatto quando sfidò e resistette alla propaganda eccezionalista della nazione, piuttosto che rifletterla. Quindi è stato particolarmente soddisfacente vedere questa serie creare un Captain America per una nuova era. Questo spiega anche perché in tutta questa serie tutto sembra così poco sviluppato al di fuori della storyline di Sam, specialmente quella di Bucky, depresso per decenni di omicidi causa lavaggio del cervello, di cui l'uomo dito il soldato non aveva nessuna colpa, e quella dei presunti cattivi, i terroristi combattenti per la libertà, i Flag Smasher, divenuti tali solo grazie al siero del super soldato. È sufficiente dire che questi cattivi sono stati così mediocri che hanno aggiunto poco oltre a dare un senso al legame tra Falcon e Soldato d'Inverno e dare un motivo agli eroi di sfruttare l'esperienza di un cattivo come il Barone Zemo, un vecchio cuore assoluto di cui non dimenticheremo mai l'Extended Edition del suo balletto in discoteca. Personalmente avrei voluto che lo show avesse dedicato un po' più tempo a John Walker invece, l'ex soldato affetto da stress post-traumatico, inizialmente selezionato da funzionari americani sprovveduti per diventare il nuovo Captain America e che perde poi il titolo quando uccide uno dei Flag Smasher. Walker è stato rappresentato come un terribile esempio di ciò che succede quando un ragazzo insicuro e danneggiato insegue il mito di Captain America per tutte le ragioni sbagliate
E ovviamente non è chiaro perché la sua unica punizione per aver ucciso un sospetto terrorista sottomesso in pieno giorno in mondo visione sia stata la perdita del lavoro. Anche se questo non è nulla di nuovo se paragonato a ciò che succede nel mondo reale. E se volessimo fare un'ulteriore critica al prodotto, parliamo delle scene di combattimento. I film di supereroi della Marvel sono sempre stati molto attenti a come il potere di ogni eroe si confronta con gli altri, anche tra i vari film. E a parte il maestoso combattimento tra Falco, Soldato e US Agent, il fatto che questi Flag Smasher, che sono essenzialmente gente comune, anche se disperata, dotata di grande velocità e forza da un siero, possano affrontare con successo il Soldato d'Inverno, un assassino altamente addestrato, con la stessa velocità e forza, un braccio in vibranio e che ha combattuto più volte contro il Captain America originale, fa abbastanza ridere. Come fa ridere una narrazione d'azione zoppicante, Sam che tiene il cellulare acceso durante un incontro con un pericoloso signore del crimine, Bucky che sale su un camion pieno di vaccini di contrabbando, con il camion dietro di lui che continua a muoversi, come se l'autista non potesse vedere chiaramente un ultra uomo armato che si fa gli affari propri su un mezzo in movimento. Oppure il finale. Avevamo davvero bisogno di un diplomatico rapito in un elicottero che fosse un veterano dell'aviazione filippina con addestramento al volo? A mio dire, alle volte, sembra che gli sceneggiatori ci reputino degli stupidi. Così come, secondo me, è imperdonabile presumere che non si capisse immediatamente chi fosse il Power Broker. Ok, non ne hai la certezza assoluta fino alla fine, ma era praticamente telefonato non appena Sharon Carter appare a Madripoor. Ma va bene, va benissimo, perché il prodotto comunque funziona, è piacevole e ti lascia chiaramente incuriosito sul futuro della macro opera dei supereroi. Pertanto sono curioso di capire come si evolverà il tutto, chi sarà il nuovo supervillain della serie e come tutte le storie dei nuovi Avengers si incroceranno tra loro nei futuri anni. Ma ditemi voi, vi è piaciuto il prodotto? Vi è piaciuto il messaggio della Marvel alla società americana? E che idee vi siete fatti per il futuro dell'opera? Fatemi sapere nei commenti, così ne parliamo insieme, sempre con intelligenza e moderazione, mi raccomando. Noi ci vediamo in un prossimo video, fate i bravi e divertitevi!